Allora direi la relazione, così si lega a questa qui, di Vittorio Acerbi, quando il canto gregoriano diventa preghiera, che è musicologo e collaboratore di Controrivoluzione, Vittorio. Innanzitutto ci tengo subito a ringraziare Pucci, che è il professor Cipriani, perché è un amico, ma poi perché è anche un maestro, perché è un uomo anche di spiccata cultura, e essere qua oggi a parlare al Convegno Civitella è un onore, perché a Civitella si fa cultura, perché a Civitella si fa tradizione e quindi si fa anche identità. E quindi parlare del canto gregoriano è un tema molto interessante e molto anche lungo nel tempo, perché parliamo di molti secoli e parleremo ovviamente di circa mezzo millennio. C'è una frase di Sant'Agostino che recita che chi canta prega due volte. Questa frase non è certamente casuale e Sant'Agostino verrà affrontato in questo intervento, perché sarà uno dei santi e ovviamente dei diffusori di quello che sarà poi il canto gregoriano. Ma prima ovviamente di parlare di Sant'Agostino dobbiamo ovviamente dare alcune coordinate storiche. È il 313 d.C., l'impero romano si estende dall'Inghilterra fino alla Mauritania, dall'Anatolia fino all'Egitto, e fare un viaggio in quello che diventa il cosiddetto Mare Nostrum, che all'inizio è il Mar Mediterraneo, all'inizio è il Mar Tirreno e poi diventa tutto il Mar Mediterraneo, fare un viaggio per nave da un capo all'altro del Mediterraneo non è una cosa da poco, perché significa abbandonare una terra che certamente è casa propria, ma significa approdare in un'altra terra dove non ci si sente come a casa, ma certo è che siamo con i propri simili, certo è che si parla la stessa lingua. Ovviamente il 313 è anche l'anno in cui ovviamente viene sottoscritto il cosiddetto Editto di Milano. Editto di Milano che viene ovviamente voluto dall'imperatore Costantino in Occidente e dall'imperatore Licinio in Oriente. Sono ovviamente i due Augusti dell'Impero Romano. I cristiani non sono quindi più frutto di persecuzioni e possono ovviamente professare il loro culto liberamente, hanno piena libertà. Questo editto, l'editto di Milano ovviamente copia già un altro editto del 311, che era l'editto di Galerio, che era stato imperatore romano dei Balcani durante la tetrarchia di Diocleziano. E a questo aggiungo anche un'altra data, cioè quella del 325 d.C., che è anche la data del primo concilio ecumenico della storia, e quindi parliamo del concilio di Nicea, che ovviamente serviva a ristabilire l'unità dogmatica del cristianesimo, oltre che per combattere la diffusione dell'eresia dell'arianesimo. Comunque, fatte queste piccole premesse storiche sul cristianesimo, passiamo ovviamente al 389. L'impero romano non è più quello alla massima estensione come abbiamo visto con gli imperatori Traiano e Adriano, ma certo è che comunque mantiene il suo controllo sul Mediterraneo, e nel 389 a guidarlo c'è Teodosio I, che sarà poi anche l'ultimo barlume di unità fra quello che è l'Occidente e l'Oriente, perché quando 6 anni dopo muore si comperà quella frattura fra la Pars Occidentalis, che parla latino, la lingua di Roma, e la Pars Orientis, che parla greco, e il suo baricentro è appunto Costantinopoli. In tutto questo poi il 389 è anche la data in cui Sant'Agostino scrive la sua opera Il De Magistro, è ovviamente un dialogo che Sant'Agostino tiene con il figlio Adeodato, e hanno questo scambio di idee. Ovviamente si parla dell'apprendimento, e parlando appunto dell'apprendimento loro hanno questo dialogo. Agostino chiede al figlio: secondo te, quando parliamo, che cosa intendiamo fare? La risposta: per quanto mi viene a mente ora, intendiamo insegnare o imparare. Il dialogo prosegue attraverso il fatto che la conoscenza ci derivi da Dio, eccetera, e quando Agostino spiega l'apprendimento attraverso l'uso del linguaggio, la risposta del figlio è: non mi è del tutto chiaro. Infatti, se parlare non è altro che pronunciare parole, anche quando cantiamo, facciamo la stessa cosa. Spesso però cantiamo da soli, senza nessuno che possa imparare. In questo caso non penso sia nostra intenzione insegnare qualcosa. E siccome siamo in argomento canto, Agostino gli dice:
Stabilisco fin da ora due finalità di linguaggio. Si parla per insegnare, oppure per aiutare gli altri, o noi stessi a ricordare. Lo facciamo anche quando cantiamo, non ti pare? E Adodato dice, non del tutto. Infatti è molto raro che io canti per rievocare, canto piuttosto per trarne diletto. Ecco che ora arriva la frase che stronca tutta la dialettica e sconvolge il figlio. Capisco cosa intendi. Fa attenzione però. Ciò che dà diletto nel canto è una certa modulazione del suono, che può essere aggiunta o tolta alle parole. Dunque una cosa è parlare, l'altra è cantare. Infatti si canta anche con i flauti. Letteralmente sarebbero le tibie, è un doppio flauto che si usava in quei tempi. Infatti si canta anche con i flauti e la cetra. Anche gli uccelli cantano e anche noi talvolta moduliamo una sequenza musicale senza parole. Si riferisce al melisma qua, ma capiremo poi cos'è. Questo suono può essere detto canto, ma non discorso. Hai qualcosa da obiettare? Il figlio si arrende e dice no, niente, davvero. Agostino è di origine nordafricana e nel 383 si imbarca clandestinamente per raggiungere Roma. Solo un anno dopo raggiunge Milano, dove conoscerà Sant'Ambrogio, da cui poi si farà anche battezzare nel 387. È proprio da Ambrogio che Agostino capisce che il canto è un modo per placare gli animi ed anche elevare lo spirito. E non a caso Sant'Agostino nelle sue confessioni scrive: in quei giorni non mi saziavo di considerare con mirabile dolcezza i tuoi profondi disegni sulla salute del genere umano. Quante lacrime versate ascoltando gli accenti dei tuoi inni e cantici che risuonavano dolcemente nella tua chiesa. Una commozione violenta. Quegli accenti fluivano nelle mie orecchie ed instillavano nel mio cuore la verità, eccitandovi un caldo sentimento di pietà. Le lacrime che scorrevano mi facevano bene. Non da molto tempo la Chiesa milanese aveva introdotto questa pratica, consolante ed incoraggiante, di cantare affratellati all'unisono delle voci e dei cuori con grande fervore. Fu allora che si incominciò a cantare inni e salmi secondo l'uso delle regioni orientali. Ora, in queste parole Sant'Agostino già dà delle connotazioni di quelle che saranno poi le caratteristiche fondamentali del canto gregoriano. Dice affratellati, dice all'unisono delle voci, però mi soffermo un secondo sulla conclusione dove lui dice regioni orientali, perché c'è un documento del 112 d.C. proveniente dalla Bitinia, che è una regione a nord della Turchia dove si trova appunto anche Nicea, e questo documento è scritto da Plinio il Giovane, che scrive all'imperatore Traiano su come comportarsi e quali provvedimenti prendere contro i cristiani. Vediamo qua che siamo a 200 anni prima dell'editto di Milano, quindi ovviamente i cristiani erano perseguitati. E scrive Plinio: affermavano poi i cristiani che tutta la loro colpa o errore consisteva in questo: riunirsi abitualmente in un dato giorno, prima dell'alba, cantare a cori alterni un inno a Cristo, come ad un Dio, impegnarsi con un giuramento a non compiere qualche delitto, anzi a non commettere né furti, né rapine, né adulterio. Ecco come questa testimonianza ci spiega che l'influenza del canto fosse di origine orientale, come anche di origine orientale poi sarà anche la diffusione del monachesimo. I primi monaci cristiani li vedremo in Egitto e in Occidente conosceremo solo il monachesimo solo grazie a San Benedetto Nannorcia. Ma torniamo ad Agostino. Nel 397 muore il vescovo Ambrogio. Tuttavia rimane a Milano e nei dintorni il rito, ma soprattutto il canto ambrosiano, che è un canto melismatico. Io prima l'ho citato, ma che cosa vuol dire melismatico? Melismatico significa che ad ogni sillaba del testo, di un testo, corrispondono più note. Per esempio, quando noi cantiamo il Kyrie eleison, se avete presente, noi facciamo Kyrie, ecco, quello si chiama appunto melisma. Successivamente poi il canto gregoriano diventerà anche un canto sillabico, cioè significa che ad ogni sillaba corrisponde una nota. Gloria in excelsis Deo. Altre caratteristiche di cui è composto il canto gregoriano sono il fatto che sia un canto senza accompagnamento musicale, quindi senza l'ausilio di strumenti musicali. È un canto in latino, che ovviamente è la lingua ufficiale della Chiesa. È un canto corale, poiché partecipano tutti i cantori. È un canto monodico, significa che tutti i cantori intonano la stessa melodia. Se noi volessimo trovare un sinonimo di canto gregoriano, diremmo che è un canto monodico medievale. E poi successivamente diventerà anche un canto responsoriale, cioè che ha un corista, si alternano un corista, un coro e un solista, e che quindi ovviamente però rispettando le regole precedentemente già espresse.
C'è un'altra testimonianza di Sant'Agostino, perché di lui abbiamo un suo commento al Salmo 32, ossia cantate al Signore un canto nuovo, dove il santo usa il termine giubilo, ma voi lo potete tradurre tranquillamente col melisma che ho appena citato. Tant'è che infatti Sant'Agostino scrive: cantare con arte a Dio consiste proprio in questo, cantare nel giubilo. Che cosa significa cantare nel giubilo? Comprendere e non saper spiegare a parole ciò che si canta nel cuore. Coloro infatti che cantano, sia durante la mietitura, sia durante la vendemmia, sia durante qualche lavoro intenso, prima avvertono il piacere suscitato dalle parole dei canti, ma in seguito, quando l'emozione cresce, sentono che non possono più esprimerla in parole. Allora si sfogano in una sola modulazione di note. Questo canto lo chiamiamo giubilo. Il giubilo è quella melodia con la quale il cuore fonde quanto non gli riesce di esprimere in parole. E verso chi è più giusto elevare questo canto di giubilo se non verso l'ineffabile Dio? Infatti è ineffabile colui che tu non puoi esprimere. E se non lo si può esprimere, e d'altra parte non puoi tacerlo, che cosa ti rimane se non giubilare? Allora il cuore si aprirà alla gioia, senza servirsi di parole. E la grandezza straordinaria della gioia non conoscerà i limiti delle sillabe. Cantate con lui, cantate a lui con l'arte del giubilo. Ora, se Ambrogio ha ispirato Agostino, e Agostino vedremo che ispirerà Papa Gregorio Magno, si può dire in una qualche maniera che Sant'Ambrogio è il fondatore del canto gregoriano? Forse fondatore è un po' eccessivo, ma certo è che ovviamente c'è una successione tra Ambrogio, Agostino e Papa Gregorio Magno. Però non si può non notare che si parli di tre dottori della Chiesa, e questo forse evidentemente non può essere una coincidenza. Comunque parliamo adesso ovviamente di Papa Gregorio Magno, e dobbiamo fare un salto temporale, quindi a due secoli dopo, e arriviamo al VI secolo. È il secolo dei regni barbarici, che aveva segnato la fine dell'impero romano d'Occidente nel 476 d.C., con la deposizione di Romolo Augustulo ad opera di Odoacre. E sebbene l'Occidente si ritrovi disgregato, l'impero si ritrovi disgregato in vari regni barbarici, rimane tuttavia il culto cristiano, o meglio, i culti del cristianesimo. Perché uso il plurale? Perché all'interno dell'impero romano d'Occidente c'erano molti riti cristiani. C'è per esempio il rito greco-bizantino, che noi mettiamo da parte perché ovviamente appartiene all'impero d'Oriente. C'è il rito mozarabico o ispanico, della Spagna appunto, dove sarà importante la figura di un altro dottore della Chiesa, cioè Isidoro da Siviglia. C'è il rito gallicano, che sarà cruciale per la formazione del canto gregoriano, e fra poco ne parleremo, e c'è il rito romano o vetero-romano. Perché noi si parla di vetero-romano? Perché se le invasioni barbariche avevano spostato il centro della romanità, in senso imperiale, a Costantinopoli, il centro della cristianità è e rimane a Roma, perché lì tuttora c'è comunque il Papa, che anche se deve confrontarsi col Basileus d'Oriente, è comunque un'autorità universale e mantiene ovviamente un suo rito. E poi c'è il rito beneventano, a cui bisogna fare un piccolo inciso. Ora, i Longobardi non sono una civiltà di filosofi o di intellettuali, sono una civiltà di guerrieri di fatto. Ma quando ovviamente sono tutti convertiti al cristianesimo, per quanto ovviamente i Longobardi sono tutti del cristianesimo ariano, quando i Longobardi invadono il sud Italia si legano a questo rito beneventano, che perdurerà per il prestigio della città e per il fatto che è indipendente dalla Chiesa di Roma. Nella prassi del rito beneventano non solo si conserva il latino, ma si conserva ancora il greco, perché Benevento aveva comunque mantenuto rapporti con Ravenna, quindi con i bizantini, e quindi con il greco. Ora che abbiamo dato un po' quello che è il quadro storico del momento, ovviamente passiamo a Gregorio Magno. Gregorio Magno è colui che guida la Chiesa durante questa spaccatura italiana fra Regno Longobardo e Impero Bizantino. Perché è una figura importante? Perché il potere militare dell'Occidente confida ovviamente nell'imperatore d'Oriente, però è sempre più debole nel tempo, e lo vedremo sia con Giustino II che con Tiberio II. Nel novembre del 589 Roma viene colpita da una grave inondazione, e un anno dopo sarà colpita da una epidemia di peste che porterà anche alla morte di Papa Pelagio II. A succedergli
come Papa ci sarà appunto Gregorio I, che si preoccupa non solo di restaurare gli edifici religiosi e di fondare nuovi monasteri, ma si preoccuperà anche della manutenzione degli acquedotti e delle mura cittadine. Si preoccupa anche, infatti, di mantenere un ordine da un punto di vista militare, perché i bizantini avevano lasciato sguarnita Roma, perché di fatto spostano il centro da Roma a Ravenna, il centro governativo non è più Roma ma è Ravenna, e quindi Papa Gregorio interviene in questo senso, tant'è che riuscirà anche ad ottenere diverse tregue con i Longobardi. Questi territori intorno a Roma perché sono sotto il dominio bizantino e di quello che è l'esarcato di Ravenna? Che cos'è l'esarcato di Ravenna? Tradotto, le decisioni militari dell'impero bizantino in Italia, che è in continua guerra con i Longobardi, non possono essere presi a Costantinopoli, che è molto distante, e quindi c'è la necessità di fondare, di nominare un esarca che a Ravenna prenda il potere militare e che quindi prenda le sue decisioni autonome su come affrontare la guerra. Ma ovviamente Papa Gregorio si presterà a mantenere l'ordine intorno a Roma. Chiariamo anche che ovviamente noi usiamo il termine bizantini, ma quando noi usiamo il termine bizantini è un termine che in realtà deriva dal Rinascimento, perché noi in realtà abbiamo questa idea dei bizantini che stanno a Costantinopoli e che non sono nostri, in realtà loro sono e si sentono ufficialmente l'impero romano, certo parlano greco, però comunque loro sentono parte integrante. E perché Gregorio Magno è importante per il canto gregoriano? Perché sarà fondatore e diffusore di molte scuole cantorum, cioè ossia scuole adibite alla diffusione del canto gregoriano, ed è inoltre autore di un antifonario, un'opera dove lui riunì molti canti della tradizione gregoriana, e saranno appunto questi i primi canti gregoriani riuniti in un'opera scritta. Ora però io sospendo un attimo il discorso su Gregorio Magno, perché voglio fare un salto, ci ritorneremo dopo, faccio un salto temporale di più in là e andiamo quindi alla metà dell'VIII secolo, e quindi parleremo ovviamente di un'altra figura che è importante per il canto gregoriano, ossia quella di Pipino il Breve. La penisola italiana a metà dell'VIII secolo è ancora spezzata fra il regno longobardo e l'impero bizantino. Però ovviamente sono cambiati un po' i giudizi verso questi due popoli che abitano l'Italia, perché gli italiani non hanno più molta fiducia nei bizantini, che ovviamente se ne stanno sempre di più andando, stanno sempre lasciando sempre di più la penisola in balia a se stessa, e di fatto poi parlano greco, quindi insomma nella penisola italiana parlare greco non era proprio molto, molto accettato, e dall'altra parte ci sono invece i longobardi che tuttavia in realtà non è che si fanno anche un po' voler bene, perché nel 728 d.C. il re Liutprando, con la donazione di Sutri, ha ceduto alcuni castelli al Papa per difendere meglio Roma. Perché un longobardo fa questo? Perché Liutprando è cattolico, è convertito ovviamente al cattolicesimo, mentre Leone III, che è imperatore d'Oriente, è iconoclasta, perché nell'impero romano d'Oriente si è diffusa ovviamente l'eresia dell'iconoclastia, non solo, Leone III si azzarderà anche a ordinare a Papa Gregorio II di togliere qualsiasi immagine religiosa. Quindi capite bene che il clima è confuso, perché quelli che dovrebbero essere gli alleati non si comportano da alleati, e quelli che dovrebbero essere i barbari invasori non si capisce più se lo siano o meno. E poi ci sono i Franchi. E i Franchi chi sono? Sono un altro popolo barbaro, certo, perché anche Carlo Magno di fatto è di origine barbara. E nel 754 vengono appunto chiamati da Papa Stefano II, perché i Franchi sono comunque fedeli al Papa e la loro obbedienza al Papa la dimostrano, e ovviamente servono i Franchi per fermare l'avanzata longobarda, che nel frattempo ha conquistato tutti i territori dell'esarcato di Ravenna. Quindi di fatto i bizantini sono spezzati fra Ravenna e Roma, e quindi ovviamente servono i Franchi, che una volta arrivati liberano tutti questi territori che erano in mano all'esarcato di Ravenna e li donano al Papa. Questo è il primo poi atto dal punto di vista storico di quella prima scintilla di quello che sarà poi il futuro stato della Chiesa. È da questo momento in poi della storia che il Papa non è più tenuto a dare alcun tipo di comunicazione al Basileus d'Oriente, ma di fatto adesso li dà semplicemente alla re dei Franchi. Adesso Roma ottiene la sua indipendenza
e i Franchi sono di fatto i loro custodi. Quando nel 757 muore Stefano II, diventa Papa Paolo I e sarà lui il primo a non comunicare, non deve comunicare al Basileus Costantino V a Costantinopoli, ma comunicherà la sua elezione a Pipino il Breve. Io non l'ho detto, ma ovviamente il canto gregoriano è una fusione tra quello che è il rito gallicano e il rito vetero-romano. E perché noi parliamo di fusione? Il termine più corretto è ibridazione. Perché noi parliamo di ibridazione? Perché quando Pipino il Breve raggiunge Roma, si lega al rito romano e chiede appunto a Papa Paolo, dice: vorrei avere tutte le opere che sono disponibili per capire meglio la diffusione del canto e promuovere la diffusione del canto romano. E nel 758 Papa Paolo I gli scrive queste parole: abbiamo inviato a vostra maestà tutti i libri che abbiamo potuto trovare, cioè un antifonario, quello di Gregorio, e un responsoriale, e così pure l'Ars Grammatica di Aristotele e i libri di Dionigi l'Areopagita. Ora, nonostante questi libri inviati da Papa Paolo I a Pipino il Breve, c'è un grosso problema. La notazione musicale, come la conosciamo noi oggi, non esiste. Non solo non esiste, ma i neumi, cioè quindi i primi segni primitivi su come si sviluppa una melodia, anche se non precisi, non ci sono ancora e arriveranno poi nel IX secolo. Tuttavia, però, Paolo I si rende conto di questo problema della notazione musicale e invia in Francia un cantore, cioè Simeone, che è sottoprioriore della Scuola Cantorum, e si reca a Rouen dal vescovo Remigio, che altri non è che il fratellastro di Pipino il Breve, e Simeone ha il compito di insegnare questi testi ai Franchi, o meglio, avrebbe il compito di insegnarlo, ma 2 anni dopo sarà richiamato a Roma e ce lo scrive sempre Papa Paolo I in questa nota, dove dice: abbiamo letto che noi dobbiamo affidare a Simeone, priore della Scuola Cantorum, i monaci di vostro fratello Remigio, affinché insegni loro la salmodia, che essi non hanno potuto apprendere da quando lui si trovava nel vostro regno. Affermate che vostro fratello è profondamente dispiaciuto del fatto che Simeone non abbia potuto formare i suoi monaci alla perfezione. Certo, avremmo volentieri soddisfatto la vostra cristiana maestà se Giorgio, che dirigeva questa scuola, non fosse venuto a mancare. Non avremmo tolto Simeone dal servizio di vostro fratello. Abbiamo comunque affidato i suddetti monaci di vostro fratello al menzionato Simeone e, dopo averli ben sistemati, gli abbiamo ordinato di insegnare loro la salmodia con giusto zelo e assiduità nella Scuola Cantorum. Questa nota cosa ci dice? Ci dice che Simeone adesso dirige la Scuola Cantorum e che si è portato dietro i monaci di Remigio a Roma perché imparano ancora meglio il canto romano, che poi andrà a formare il canto gregoriano. Nel 771 muore Carlo Magno, che è figlio di Pipino il Breve e che poi è fratello anche di Carlo Magno, e adesso Carlo Magno è ufficialmente il re dei Franchi. Ricorderete che la notte di Natale dell'Ottocento viene eletto da Papa Leone III imperatore del Sacro Romano Impero, e questo evento creerà un'ulteriore spaccatura fra Oriente e Occidente, poiché i bizantini dall'altra parte oseranno dire che adesso anche i barbari sono entrati ufficialmente a Roma. Nel 789 Carlo Magno scrive la sua Admonitio Generalis, che è un'opera dove lui ovviamente ordina la distruzione degli oggetti legati al culto pagano, raccomanda l'uso del canto gregoriano nella liturgia e scrive anche queste parole: a tutti i membri del clero dovranno apprendere alla perfezione il canto di Roma e celebrare secondo la regola con l'ausilio di un antifonario e di un graduale, conformemente a ciò che aveva ordinato di fare nostro padre, il re Pipino, di felice memoria, quando soppresse il rito gallicano per conformarsi alla sede apostolica ed ottenere che la Santa Chiesa di Dio viva in pacifica concordia. Questa nota ci fa capire che il canto gallicano, che noi propriamente usiamo al singolare, altro non era che varie forme che si erano diffuse in Francia, una proprietà di canti e liturgie che, passate in termini, era un po' un'anarchia in quei tempi. Carlo Magno non promuove un innesto forzato, però ovviamente fa in modo che si fondino in maniera omogenea e adeguata ciò che sono gli elementi del canto del rito gallicano e del rito vetero romano. Però un problema rimane: come si fa con solo Simeone, che si presta a questo compito, a diffondere il canto gregoriano in tutto il Sacro Romano Impero?
perché i libri sì, si possono copiare, eccetera, il problema è insegnarli, ovviamente. E ovviamente a questo dilemma entra in gioco un altro personaggio, sempre francese, che è importante, che è Crodegango, che è vescovo di Metz dal 742 al 766. Nella biografia di Crodegango, scritta da Paolo Diacono, noi veniamo a conoscenza che questo vescovo aveva fatto in modo che a Metz si formasse, fosse istituita una scuola che diffondesse il canto romano. E non solo questa scuola era stata formata, ma si era anche allargata, cioè si era formata una grande comunità. E nell'813, quindi in pieno impero di Carlo Magno, il vescovo di Lione, Leidrado, scrive queste parole all'imperatore: «Dopo aver preso su vostro ordine la direzione della chiesa di Lione, ho agito con tutta la forza che mi consente la mia gracile persona al fine di ottenere un clero che reciti bene l'ufficio, come mi sembra oggi, per grazia di Dio, avvenga in gran parte. A questo scopo piacque alla maestà vostra di accordarmi un chierico della chiesa di Metz, per mezzo al quale ho adottato un modo di cantare in tutto simile a ciò che richiede l'ordinamento dell'ufficio divino, conformemente in uso presso il palazzo imperiale». Ecco quindi che il Sacro Romano Impero non è più una congregazione di varie liturgie, ma raggiunge una vera e propria unità liturgica, eccezion fatta per il rito ambrosiano, che comunque manterrà la sua indipendenza nel corso dei secoli. Ora, noi siamo arrivati a definire quello che è il canto gregoriano del Sacro Romano Impero, ma io avevo interrotto il discorso su Gregorio Magno. E ovviamente, perché noi parliamo di canto gregoriano? Perché ovviamente il nome viene da Papa Gregorio Magno, ma la domanda è: perché Gregorio Magno, quando abbiamo visto che in realtà influiscono molti altri personaggi? C'è Sant'Ambrogio, c'è Sant'Agostino, c'è lo stesso Simeone, ci sono anche vari imperatori che fanno in modo da diffondere il canto gregoriano. Quindi Gregorio non può essere solamente uno sponsor, ci deve essere una motivazione più profonda. Quando prima ho spiegato che Paolo I invia quei manuali a Pipino il Breve, in questi manuali compare la dicitura Gregorio Presul, cioè ovviamente il vescovo Gregorio, quasi a rimarcare ovviamente la paternità del canto gregoriano del Papa, appunto. Gregorio aveva un passato ovviamente di mono benedettino, e quindi si era certamente sensibilizzato alla preghiera, e ovviamente di lui abbiamo un'opera, cioè un sacramentario, dove lui raccoglie tutta una serie di preghiere da leggere durante le messe solenni e le festività. Quando prima parlavo della tradizione orale, perché ovviamente tutti questi canti sono, non esiste un pentagramma, non esiste una notazione musicale, tutto si tramanda oralmente, non sto parlando di una manciata di canti, ma parliamo di 3.000 canti. 3.000 canti che coprono l'anno liturgico, tutti ovviamente rigorosamente diffusi oralmente. Se andiamo più nello specifico, stiamo parlando di 90 ore di musica. 90 ore di musica che vanno imparate a memoria e che vanno diffusi. Non è quindi anche un caso che da questo momento in poi cominciano a comparire immagini di Gregorio Magno, intento ovviamente a dettare questi canti, ma c'è un particolare in queste immagini, perché ovviamente in queste immagini compare appunto una colomba. Sapete perché il canto gregoriano è così bello? Perché non è umano. Si racconta infatti che Gregorio I si decise a comporre una raccolta di preghiere dettando tutto ad un monaco da dietro una tenda. Notando le continue pause di sua santità, il monaco scostò i veli e vide una meravigliosa colomba cantare nell'orecchio del Papa, che, solerte, trascriveva e dettava. Inutile dire chi fosse quella colomba. Grazie a tutti.